Ad Arezzo si torna a giocare a bocce dopo l'emergenza Covid. Il bocciodromo comunale aretino ha infatti riaperto le sue porte a tutti gli atleti ed appassionati dopo una chiusura di quasi 3 mesi. È un'emozione perché dopo essere stati fermi diverso tempo, anche per la gente la soddisfazione di rimuoversi è già tanto, insomma, è già tanto che effettivamente ancora non tutti i soci sono venuti, però la maggior parte sono venuti, stanno giocando, quindi... E già questo ci ha dato un po' di sollievo, insomma, a tutti noi. Ovviamente una riapertura in tutta sicurezza seguendo una lunga lista di regole anti-Covid. Abbiamo un protocollo della federazione che ci ha imposto, come da tutte le parti, entrare con la mascherina e sanificazione delle mani, la misurazione della febbre. E abbiamo anche, diciamo, dentro il bocciodromo le segnalazioni, le distanze, cioè dove c'è un'entrata e un'uscita. Quando scendiamo giù, vediamo qua alla nostra sinistra, c'è un tavolo dove c'è il gel con la carta che vanno sanificate le bocce, pallini e stecca di misurazione. Al fine della partita va risanificato bocce, pallino e stecca per la gara successiva. La provincia di Arezzo negli ultimi anni è sempre più terra di bocce. Al bocciodromo infatti si praticano tutte le specialità, dal maschile al femminile, dal giovanile alla paralimpica. Un mondo che è riuscito ad avvicinarsi alla cittadinanza anche grazie al torneo dei quartieri. Il mondo delle bocce sta ripartendo. Noi abbiamo un tecnico della federazione con i ragazzi che hanno iniziato ieri sera dopo cena e oggi pomeriggio sono venuti per riprendere allenamento, più abbiamo anche una squadra femminile che è allenata dalla nostra coach, quella più importante, che è stata anche in Serie A, e si chiama Rativana, e qui c'è anche una rappresentanza della squadra femminile. Adesso l'auspicio dell'associazione è quello che sempre più persone si avvicinino al mondo delle bocce. Perché il mondo delle bocce, diciamo, non è che sia ricco in sostanza, è il più povero, però dal lato di sicurezza, di familiarità, ecco, questo è lo sport più bello che ci può essere.